2 dicembre 1942. Progetto Manhattan. Negli scantinati dell'Università di Chicago, un gruppo di scienziati, guidato da Enrico Fermi, dà il via alla prima reazione nucleare a catena controllata con produzione di energia. Da Chicago, Arthur Compton annuncia, telefonando al collega James Conant, l'esito positivo dell'esperimento. Il navigatore italiano è sbarcato nel nuovo mondo. Lo scopo del reattore nucleare o pila atomica che Fermi stava costruendo allo Stagfield di Chicago era quello di dimostrare concretamente la possibilità di scatenare e controllare una reazione a catena. Questo esperimento rappresentava dunque la garanzia che era possibile sfruttare l'energia del nucleo. Tutte le utilizzazioni, sia belliche che pacifiche, dell'energia atomica saranno basate su questa possibilità. Alla costruzione di un reattore o pila atomica si erano dedicati in Francia gli Joliot-Curie sino al giorno dell'occupazione tedesca di Parigi e si stavano dedicando in Germania intorno al 1942 Werner Heisenberg e Carl Friedrich von Weizsäcker. La pila atomica che Fermi realizza a Chicago negli ultimi mesi del 1942 non è che una grande costruzione di mattonelle di grafite purissima, nella quale sono disposti, a intervalli regolari, alcuni cilindri di uranio. Passando attraverso la grafite, i neutroni vengono rallentati, quindi possono scindere i nuclei degli atomi di uranio e dare luogo a una reazione a catena. Per questo la grafite è chiamata moderatore e svolge la stessa funzione che nei reattori progettati dagli Joliot-Curie e da Heisenberg doveva essere svolta dall'acqua pesante. Per alcuni mesi Fermi e i suoi collaboratori continuarono ad ammucchiare uno sull'altro i mattoni di grafite e a inserire i cilindri di uranio in attesa che la pila raggiungesse le dimensioni sufficienti a far sì che la reazione a catena si innescasse. Il sistema per controllare o interrompere la reazione era costituito da una serie di sbarre di cadmio, capaci di assorbire i neutroni liberati. Sarebbe stato sufficiente estrarle per innescare la reazione, inserire di nuovo le sbarre per interromperla. Il primo dicembre, Fermi e i suoi collaboratori si accorsero che la pila stava per raggiungere le dimensioni volute, ma rimandarono l'esperimento definitivo alla giornata seguente, il 2 dicembre 1942. Herbert Anderson era uno dei più giovani collaboratori di Fermi e il suo più diretto aiutante. Oggi insegna presso l'Università di Chicago all'Istituto Enrico Fermi. Ed ecco che il mattino dopo egli arriva fresco e ilare con un gruppo di scienziati che avevano collaborato alla costruzione della pila e alcuni direttori del laboratorio per assistere alla dimostrazione. Era presente anche un inviato della società DuPont e per noi era di grande importanza che egli rimanesse bene impressionato, dato che desideravamo molto che fosse questa società a costruire la grande pila che poi infatti venne impiantata ad Hanford. Si trattava del signor Greenwald, che in seguito divenne presidente della DuPont. Enrico Fermi aveva il senso dello spettacolo. Già, sapeva presentare le cose molto efficacemente. E quindi, trovandosi a dover presentare la prima realizzazione di una reazione a catena, egli cercò di dargli un tono drammatico. Alcuni anni fa, l'ala dello Stag, dove Fermi aveva effettuato la prima reazione a catena, venne demolita per fare posto a uno stadio più moderno. Degli uomini del 2 dicembre 1942 era presente soltanto Leo Szilard. Sul muro del vecchio Stagfield, una lapide ricordava la nascita dell'energia atomica. Il 2 dicembre 1942, qui l'uomo riuscì a provocare la prima reazione a catena e in tal modo iniziò la liberazione controllata dell'energia nucleare. Quella lapide c'è ancora allo Stagfield.